Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anzi di videogiochi. Oggi è venerdì ed è giunto il momento di chiudere la settimana con un video ricchissimo che in realtà vi sto anticipando da un bel po' di tempo. Si parla di collezionismo e voglio mostrarvi uno dei miei ultimi acquisti in ambito retro gaming. Ormai qualche mese fa mi sono portato a casa tutta la serie di Wario Land per Game Boy e oggi vorrei mostrarvi il mio bottino, anzi il mio tesoro per rimanere in tema, parlandovi però anche del perché ho fatto un acquisto del genere e del come, perché credetemi, dietro c'è una bella storia. Ci concentreremo quindi più sul lato collezionistico, però se siete curiosi di scoprire di più a proposito di questa serie, magari fatemelo sapere nei commenti e chissà, nelle prossime settimane potrebbe arrivare una bella retrospettiva, un approfondimento storico su Wario e tutti i suoi platform, che continuo a ripetere, secondo me si tratta della miglior serie di platform mai fatta da Nintendo, però magari di questo parleremo meglio in un video dedicato. Comunque vi aspetto nei commenti e in caso scrivetemi anche quali sono stati i vostri ultimi acquisti, retro gaming o anche semplicemente in ambito videogiochi. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione ci sono tanti links, tutti da cliccare, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! La serie di Wario Land consiste di 4 capitoli principali sviluppati direttamente da Nintendo tra il 1994 e il 2001 su Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Ci sono anche altri platform con protagonista Wario, ma si tratta più che altro di spin-off non sviluppati internamente da Nintendo e i risultati spesso variano in termini qualitativi. Però, se apprezzate platform in 2D, chiuso il video, dovete subito recuperarvi Wario Land The Shake Dimension per Wii, una vera e propria hidden gem che meriterebbe molta più attenzione. Ma siamo qui per parlare dei primi 4 Wario Land e partirei proprio dal primo che, come potete vedere dal bellissimo artwork, presenta una forte connessione con Super Mario. Infatti la serie nasce come costola di Super Mario Land e sospetto che il sottotitolo Super Mario Land 3 sia stato mantenuto proprio per assicurarsi l'attenzione del grande pubblico, un po' come Yoshi's Island era chiamato Super Mario World 2. Però c'è una connessione reale tra Wario e Mario. Il cattivissimo Mangiaglio debuttò infatti come antagonista di Super Mario Land 2 e poi non so, saranno i colori o forse la composizione dell'immagine della copertina frontale, ma si capisce che Wario Land ne è un seguito diretto. Però attenzione, perché non trattandosi della mascotte per eccellenza, già con questo primo capitolo Nintendo si prese delle libertà che altrimenti non si sarebbe mai sognata di implementare in un platform di Mario. Quindi, seppur con una formula ancora molto standard, Wario Land 1 affiancava già degli elementi che diventeranno cardine di tutta la serie, come la raccolta di monete, i tesori segreti e la spallata, la mossa per eccellenza del terribile Warui. È insomma un gioco rivoluzio Mario a modo suo, tanto che nel retro copertina venivano riportate le caratteristiche principali, tra cui i nuovi elmetti con i 3 poteri e la possibilità di interpretare per una volta il bad guy, il cattivo di turno. E c'erano anche i salvataggi tramite batteria tampone, una primizia per l'epoca, anche se temo che dovrò sostituirla, proprio come accade con tutti i giochi Pokémon, ma questo lo devo ancora testare. Questa copia nella sua versione inglese, ma ne esiste una PAL italiana al 100%? In realtà ni, perché le uniche copie italiane che sono riuscite a trovare in giro presentano solo il bollino jig di cartone appiccicato sopra. E questo cosa significa? Che in Italia il distributore dell'epoca, ovvero jig, prendeva delle copie distribuite su altri territori, ci metteva il suo bollino sopra e dentro ci aggiungeva delle istruzioni fotocopiate in bianco e nero, come accade per esempio su questa copia di Donkey Kong Country 2. Capite quindi che sostanzialmente significa avere una versione tedesca o inglese, nel migliore dei casi, ribrandizzata come italiana. Per me il bollino jig non vale assolutamente il rincaro e mi accontento di questa versione PAL europea, inglese. Trattandosi di titoli di quasi 30 anni fa, le condizioni delle scatole di cartone sono quelle che sono e purtroppo Wario Land 1 è quello ridotto peggio dell'otto. In basso il cartone ha proprio ceduto e per fortuna che il venditore mi ha incluso nell'otto anche i case protettivi che proteggono i 4 titoli da ulteriori urti. Nonostante questo però, le linguette della parte superiore sono incredibilmente ancora intonse e di solito si tratta di una delle prime cose che si rovina. All'interno abbiamo la cartuccia con l'adesivo in condizioni perfette e il booklet praticamente intonso.
Le istruzioni sono bellissime. Non sono in bianco e nero, ma più che altro in bianco e tonalità di rosso. Chissà, magari una sorta di anticipazione del Virtual Boy. Ma i disegni rimangono comunque fantastici. Il paginone centrale, dedicato alle tre trasformazioni, è bellissimo e anche il diagramma dei power-up è così dettagliato che fa sembrare il tutto più complicato di quello che è. Vogliamo parlare poi del design dei nemici? Wario Land 1 urla anni 90 da tutti i pori e io lo adoro. Con Wario Land 2 le cose si complicano, almeno dal punto di vista collezionistico. Infatti esistono due versioni del gioco, una uscita per Game Boy e l'altra invece è una riedizione ottimizzata per Game Boy Color, ma compatibile anche con il primo modello della console. La prima, che presentava in copertina il supporto al Super Game Boy, ovvero la piena compatibilità con la periferica che consentiva di giocare titoli Game Boy sul televisore tramite Super Nintendo, esiste in versione PAL ITA al 100%, o meglio PAL ITA e spagnola. Questa per Color invece è di più facile reperibilità perché è PAL multilingua. Fa molto strano vedere che le scritte in italiano riportano praticamente metà delle informazioni di quanto scritto in inglese e non c'è neanche scritto che si tratta di una riedizione ottimizzata per Game Boy Color. Le condizioni di questo titolo sono perfette, se non per un piccolo ammacco su uno degli angoli frontali. Dentro la cartuccia nera fa la sua porca figura e il manuale di istruzioni è un'esplosione di colori. C'è spazio per la storia, per i trucchi e di nuovo per dei fantastici artwork che donano giustizia alla follia di Wario e al suo gameplay. Tra l'altro, questo è un capitolo seminale perché abbandona il percorso tracciato dai Mario Land per abbracciare una natura molto meno lineare. Soprattutto, Wario Land si discosta da tutti i suoi contemporanei per una scelta molto peculiare. Viene infatti tolto il danno al personaggio e ora la sfida consiste tutta nell'esplorazione, tra puzzle ambientali e backtracking. Quindi sì, avrete capito che tanto di quello che si vede in Wario Land 3 in realtà veniva già esplorato in Wario Land 2. E qui poracci abbiamo il motivo per cui mi sono messo in testa di recuperare tutta quanta la saga dei Wario Land. Giocando Wario Land 3 su NSO mi sono innamorato del feeling quasi da Metroidvania di Wario e credo veramente che si tratti di uno dei migliori platform a cui io abbia mai giocato, ed è pure bello longevo. Per finirlo mi ci sono volute più di 11 ore e non l'ho neanche completata al 100%. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il suo predecessore. Si tratta di una copia PAL multilingua, con l'italiano messo come al solito in fondo a tutto. Da apprezzare particolarmente l'aver tradotto Power Up con rafforzatori. E in effetti i nuovi power up sono la vera star di questo terzo capitolo e la copertina presenta alcune delle trasformazioni inedite e completamente fuori di testa. E poi Wario che con la mano fa il 3 con una W sovrapposta malissimo, penso sia l'apice del trash. Attenzione però, perché questa è la prima esclusiva per Game Boy Color e poteva essere avviata solo sul nuovo modello di portatile Nintendo. Le condizioni sono buone ma leggermente peggiori di Wario Land 2. Ma non mi lamento. Peccato solo per la linguetta mancante, che vi avevo detto sono quelle che si rovinano per prime. All'interno abbiamo la cartuccia trasparente, dove si intravede la batteria tampone per i salvataggi e il corposissimo libretto di istruzioni. Lo sfarzo di Wario Land 2 c'è del posto però un bianco e nero molto più sobrio, ma il libretto rimane utilissimo. Non solo sono spiegate nel dettaglio le varie mosse del moveset di Wario, ma inoltre sono dati utili consigli su come interpretare la struttura non lineare dell'avventura e credetemi, ne avrete bisogno, ma ne riparleremo fra poco. E chiudiamo con quello che viene definito il Wario più strano, il quarto episodio, un gioco con cui in realtà ho pochissima familiarità. Il passaggio a Game Boy Advance comportava un salto qualitativo impressionante e la pixel art di questo quarto episodio è veramente al top di quello che poteva offrire il GBA. Ho giocato solo il primo mondo emulando su Steam Deck, ma non ditelo in giro, e vi posso assicurare che Wario Land 4 è esattamente l'opposto di quello che ci si aspetta. Il titolo diventa più lineare, tornano i danni al personaggio e viene introdotta la meccanica del dover riattraversare il livello al contrario, proprio come accadrà anche sul titolo per Wii. Tra colori sparati, design folli e musica dissonante, è praticamente un'avventura lisergica. Geniale, ma veramente straniante. Non vedo l'ora di provarlo in modo più approfondito e speriamo che venga aggiunto presto su NSO, anche per un fattore di comodità. Sul retro della copertina già percepiamo un cambio di stile bello deciso. Praticamente l'introduzione al gioco è Wario che ti imbruttisce e ti minaccia. Si inizia benissimo.
benissimo. Per quanto riguarda le condizioni, siamo di nuovo al top, almeno esternamente. All'interno abbiamo anche un foglietto illustrativo del Game Boy Advance, oltre alle istruzioni multilingua in buone condizioni. L'unico difetto è nella cartuccia, che presenta un adesivo leggermente scolorito al centro. Questo, come tutti i difetti che ho messo in evidenza fino ad ora, era stato già segnalato dal venditore. Ma tutte queste imperfezioni le ho trovate accettabili per i miei standard collezionistici. Il libretto di istruzioni sarà in bianco e nero, ma è semplicemente spassoso e si vede che all'epoca avevano iniziato a curare gli adattamenti linguistici con molta più attenzione. Quindi, mentre Wario si scaccola, abbiamo il mio diario segreto, non leggere senza il mio permesso, e tutte le pagine si configurano come un continuo sproloquio di Wario che provoca il giocatore e ridicolizza i suoi nemici. Dai, i titoli dei vari capitoli sono geniali, impara le mie virili mosse. E poi c'è anche puoi fare addirittura questo, con questo scritto in caps lock, che è praticamente il template di un qualsiasi titolo di un video YouTube. E poi dai, cosa vogliamo dire dei nemici che sono un vero spreco di pagine? Vorrei stringere la mano a chi ha adattato i nomi dei nemici. Keezer diventa Pellichiave e Beasley Apastra. Dai, sono molto più divertenti in italiano. Non trovate? E questi poracci sono i 4 Wario Land, ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Perché comprarli? Ma soprattutto perché comprarli adesso? Beh, un po' lo sapete, ormai collezionare Game Boy e Game Advance è diventata un po' una droga e anzi, in generale, le console portatili d'epoca mi affascinano incredibilmente. Quindi, chiudere un set del genere per me è una vera goduria. Ma prima che collezionista, sono anche giocatore e c'è una cosa che mi ha fatto impazzire. All'inizio di Wario Land 3, mentre lo provavo su NSO, mi sono bloccato. Non riuscivo a proseguire, non capivo bene come funzionava la struttura non lineare dei livelli e mi sentivo perso. A un certo punto mi sono scaricato lo scan del manuale di istruzioni americano e ho scoperto che non avevo capito come fare tre quarti delle mosse di Wario e molte chiavi e tesori che credevo irraggiungibili in realtà potevano già essere ottenute. E questo mi ha ricordato quanto fosse importante il libretto di istruzioni in un'epoca del gaming dove l'accesso a internet non esisteva e molto spesso si brancolava nel buio e bisognava rivolgersi a amici o magari sperare di trovare qualche indizio sulle riviste in edicola quando si rimaneva bloccati. Insomma, per quanto mi stessi godendo Wario Land 3, senza libretto mi sembrava mancasse un pezzo e quindi ho deciso di recuperare tutto. Una risposta molto equilibrata, insomma. Il problema è che ora nella testa ho un tarlo. Ho tutti i land, ma non tutti i platform di Wario. E c'è un grandissimo problema. Mentre quasi tutti i capitoli si recuperano con relativa semplicità, per chiudere il full set dovrei avere anche il Wario per Virtual Boy, che viene venduto a prezzi stratosferici. Senza contare poi che adesso mi manca Super Mario Land 2 per chiudere tutto il set dei land. Insomma, il collezionismo non ha mai fine. Ma chiudo raccontandovi la storia dietro questo acquisto. Dato che molto spesso, quando si tratta di titoli Game Boy, le versioni italiane sono racchiuse all'interno delle edizioni PAL multilingua, l'aver trovato tutti e 4 i giochi dallo stesso venditore inglese ha facilitato di molto la ricerca. Il problema però era solo uno, anzi, 2. Il prezzo base, per niente poraccio, e le spese di spedizione. Dopo la Brexit, acquistare dall'Inghilterra significa incappare nelle spese doganali e secondo le stime di eBay avrei dovuto pagare una cifra astronomica per quanto riguarda spedizione e tasse di importazione. Quindi l'acquisto stava per sfumare, ma fortunatamente ho avuto un'illuminazione. Proprio in quel periodo infatti avevo un amico che si trovava a Londra per questioni lavorative e molto presto sarebbe rientrato in Italia. Quindi mi sono accordato con il mio amico e ho fatto spedire al venditore i 4 giochi a Londra. E poi, una volta che è rientrato in Italia, sono andato di persona a ritirare il Wario di importazione. Il tutto, ovviamente, contrattando in modo poraccio al 100% sul prezzo di vendita, il che mi ha permesso, alla fine, di avere una spesa complessiva che, se diviso 4, mi è venuta a costare circa un 40-50 euro a titolo, che è molto meno di quanto si spende oggi per un gioco al day one. Certo, rimane comunque una spesa bella sostanziosa e per molti sarà un acquisto folle. Però, poracci, che vi devo dire? Al cuor non si comanda e questo è il brutto e anche il bello di essere collezionisti. Poracci, spero che questo video vi sia interessato. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate della serie di Wario Land e se magari avete dei ricordi legati a questi storici platform. E inoltre fatemi sapere se anche voi avete gli acquisti retro gaming o semplicemente in ambito videogiochi che volete condividere.
dire qua, nella sezione commenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Buon weekend, voi fate i bravi, riposatevi, dormendo, soni, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wa, Michele Wa. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Wah, wah, wah.